Le piante d'appartamento hanno periodicamente bisogno di un rinvaso, sia per dare maggiore spazio alle radici utilizzando un contenitore di poco più grande, sia per controllare lo stato di salute dell'apparato radicale. Procuratevi un sacchetto di terriccio del tipo per piante verdi di ottima qualità e un po' di argilla espansa che serve per creare sul fondo del vaso uno strato drenante. Tenete a portata di mano anche un innaffiatoio con acqua fresca ma non gelida, guanti, paletta e altri piccoli attrezzi. In questo caso la pianta da rinvasare è un pothos, specie tropicale molto facile e resistente, dal bel fogliame con rami ricadenti o rampicanti. Verificate la dimensione del vaso prima di effettuare il trapianto. L'ideale è che il contenitore sia di poco più grande. In questo caso è stato scelto un contenitore in terracotta, che garantisce una buona respirazione radicale dotato di foro sul fondo. Tale foro va coperto con un pezzetto di coccio per lasciare defluire l'acqua in eccesso impedendo che il terriccio fuoriesca. Un po' di palline d'argilla sul fondo e poi si mette il terriccio, che precedentemente sarà stato tolto dal sacchetto, versato in una bacinella o sottovaso e manipolato per sbriciolare bene le zolle più grossolane. Riempite senza arrivare all'orlo del vaso. Svasate il pothos. Potete aiutarvi con una matita o un bastoncino per spingere la zolla fuori dal vaso, staccandola dal fondo. Infatti, in questo caso, come spesso succede, le radici erano cresciute, disponendosi ad anello. Era certamente ora di rinvasare. Appoggiate la pianta nel nuovo contenitore e aggiungete un po' di terra facendola scorrere su tutti i lati. Aiutatevi con le mani per collocare la pianta in sede, compattando il terriccio intorno alle radici. All'acqua di irrigazione potete aggiungere una dose di concime liquido universale oppure per piante verdi. L'operazione andrà fatta ogni 10-15 giorni per tutto il periodo primaverile ed estivo, diradando e poi sospendendo la concimazione tra l'autunno e l'inverno. Un suggerimento: almeno una volta alla settimana fate una benefica doccia al fogliame utilizzando uno spruzzatore per eliminare la polvere e mantenere una buona umidità che favorisce lo sviluppo della pianta ed evita le formazioni di macchie secche sul fogliame. Le belle variegature bianche sulle foglie sono più evidenti se la pianta viene tenuta in piena luce, ma non al sole diretto.